Un saluto a voi, seguaci di Rogue Games Italia. Io sono il vostro signor Ojo e oggi giochiamo un po' insieme a Dream Escaper, questo roguelite di Afterburner Studio che è in sviluppo da 3 anni, ma che recentemente, proprio ad agosto 2021, è uscito nella sua versione 1.0. Gli sviluppatori ci continueranno a lavorare, ma adesso il gioco si può dire completo, nel senso che si è raggiunto un livello di standard sufficientemente elevato per poter essere considerato un gioco vendibile, anche se poi probabilmente era venduto anche in Early Access. Questo gioco è diviso in 2 fasi, una fase nella vita diurna, se vogliamo, nella vita del risveglio, di quando si è desti, in cui interpreteremo questa ragazzina, Cassidy, che si trasferisce in un altro paese, o meglio in un'altra città, e ha tanti traumi da superare. Questi traumi come li supererà? Li supererà entrando nella seconda fase, che è quella del sogno. Fase del sogno in cui lei si trasformerà in una supereroina e con poteri speciali e armi magiche farà fuori nemici e le sue, per l'appunto, paure e preoccupazioni. Nella fase diurna, nella fase di destezza, come si dice, di svegliatezza, svegliatudine, diciamo così, la nostra Cass andrà in giro per questa nuova città a conoscere persone, e per conoscerle farà dei regalini, e i maliziosi stiano tranquilli perché i regalini sono delle opere d'arte che lei crea qui nel suo laboratorio a casa, nella sua stanza, e poi dona in giro per la città per attaccar bottone con gli abitanti. Una fase che alla lontana ricorda un po' le fasi di visual novel di Persona, della serie di Persona, soprattutto degli ultimi episodi. Infatti ogni personaggio che lo incontreremo ha diversi livelli di confidenza con la nostra protagonista. Più regali faremo e più conosceremo meglio queste persone e il grado di confidenza si andrà ad alzare. Ma cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che noi sbloccheremo delle influenze che queste persone hanno su di noi, e ciò si rifletterà nel mondo del sogno. Il mondo del sogno, che è un roguelite proprio classicissimo, ci sono stanze da affrontare, quasi un po' la Zelda, no? I vecchi Zelda, quelli con il primo Zelda, se ricordate, quello con le stanze fisse e i corridoi di collegamento ai 4 angoli, no? Ecco, il gioco così si svolge più o meno anche in Dreamscaper, però qui naturalmente c'è più dinamismo, ma la meccanica è più o meno le stesse. Si trovano armi, scudi, varie cose che adesso tra poco vedremo, e per concludere il livello dovremo sconfiggere appunto questo sentimento negativo che blocca il sogno e blocca l'avanzamento anche personale e psicologico della nostra protagonista. Naturalmente se la Cassidy del sogno incontrerà una triste fine, Cassidy del mondo reale si risveglierà e tutti i progressi fatti in quello specifico sogno, o livello per dir si voglia, andranno perduti, e quindi bisognerà rifare anche il sogno stesso. Avrà una conformazione diversa, ma questo è tipico dei roguelike. È roguelite perché naturalmente ci sono vari livelli piuttosto corti anche finora, e quindi non c'è questo bisogno di avere l'angoscia di dire aiuto dove arrivo, che se poi muoio perdo tutto. No, no, è molto più tranquillo, è un gioco che vuole soprattutto probabilmente raccontare una storia familiare, difficile, insomma, i soliti giochi adolescenziali e post-adolescenziali. Insomma, eccoci qua, siamo con la nostra Cassidy nel mondo reale. Ho creato già nel mio piccolo laboratorio alcune cose, vedete, ho creato un disegno di una temibile eroina e un sottobicchiere fatto a mano. Il sottobicchiere fatto a mano l'ho già regalato alla barista del nostro bar di fiducia, ma questo lo si fa nel tutorial. Io ho saltato l'introduzione, insomma, ho saltato alcune cose perché, insomma, voglio mostrarvi solo poco di questo gioco, un gioco che, come molti roguelite, è ripetitivo nelle meccaniche di base. Poi ovviamente l'avanzamento porta con sé nuove armi, nuove situazioni, ma insomma io voglio mostrarvi semplicemente le meccaniche di base, che sono fatte di attacchi, di combo, di schivate, anche ci vuole un po' di tempismo, come forse vedremo durante la fase notturna o onirica. Allora, andiamo al Silk Lounge. Anche le persone all'interno delle varie location cambiano a seconda del momento in cui andiamo. Non c'è un calendario interno, naturalmente non c'è un orologio interno, però dopo ogni sogno le location, anche quelle cittadine,
cambiano e alcuni personaggi potrebbero apparire o meno. Qui abbiamo trovato una ricetta e le ricette sono semplicemente le idee per una nuova forma di arte. A quanto pare la nostra protagonista ha diversi talenti, fa sculture, disegni, poesie astratte, e queste sono cose che poi noi potremo fare all'interno del nostro laboratorio. Possiamo anche sognare ad occhi aperti, questo ci sblocca alcuni elementi all'interno dei sogni, e dobbiamo usare quella specie di moneta, quelle unità in alto a destra, avete 130 tondi, non so se sia risolutezza o che, comunque ci serve per sbloccare varie parti all'interno dei sogni. Per esempio qui possiamo fare un negozio migliorato, scaffali riforniti, insomma ci sono tante cose che possiamo fare. Stanza degli incantamenti, fonte della vita, fonte del lucido. Il lucido è la nostra potenza magica, diciamo così. Ok, che è anche un po' stamina, in realtà anche un po' energia fisica. Ma lo vedremo, ripeto, sono cose che sto anticipando. Vedremo presto. C'è Fernando, quello degli Abba. Ecco, perfetto, abbiamo un regalo da dargli. E siccome è qui in bar, gli darei un sottobicchiere fatto a mano. L'ha apprezzato. Preferenza rivelata, sottobicchiere fatto a mano. Ok, Fernando è diventato un nostro conoscente. E adesso parte un piccolo dialogo. Oh, Em. Ciao. Oh, sei tu. Vuoi rovesciarmi addosso un altro caffè macchiato? Senti, non l'ho fatto apposta. Sappi che hai reso mia moglie una donna felice. Aspetta, cosa? Odiava quei pantaloni da quando li avevo comprati. La macchia non voleva venire via. Così sono stati riutilizzati come sottobicchieri. Tra l'altro, che diavolo c'era in quel caffè? Perché era viola? Forca, era... Non importa. Ehi, questo mi, diciamo, darà problemi sul lavoro? Visto che sei del dipartimento legale, io... Oh, no! Scusami, non sono poi così arrabbiato. Solo che quei pantaloni mi piacevano molto. Ecco qui, abbiamo la dedizione di Fernando 1. Allora, questi sono appunto i modificatori di livello che noi possiamo sbloccare all'interno dei sogni. Se andiamo nel nostro diario, abbiamo le varie missioni all'interno del nostro gioco. Passare più tempo con Fernando è un'altra missione, insomma, abbiamo anche quelle completate. Poi ci sono gli appunti, che sono un piccolo riassunto di quello che abbiamo incontrato, di chi abbiamo incontrato, i loro interessi e tante cose. Qui sono le memorie, sono dei luoghi che troviamo all'interno dei sogni, e poi il nostro arsenale. Noi all'inizio di ogni livello, o meglio di ogni sogno, scusatemi se confondo sempre, possiamo andare a vedere di scegliere un'arma iniziale. Possiamo tenerlo casuale per renderlo un po' più roguelike, però se vogliamo proprio un roguelite molto light, possiamo anche scegliere l'arma iniziale. Mettiamo casuale, ecco qua. Scarpe, vedete, abbiamo varie anche... Queste sono le schivate, le scarpe danno le schivate, vari tipi di schivata, vari tipi di scudo. Attacco lucido è un attacco speciale che possiamo usare e che ha un tempo di ricaricamento. E queste sono le influenze, per esempio abbiamo la perspicacia di Eve. Tra l'altro 7 influenze, torna al numero 7 come in Humankind, aiuto, sono... eptafobico a questo punto. O eptamaniaco, chi lo sa. Perspicacia di Eve. La prima, migliora i tuoi attacchi a distanza man mano che Cassidy impara a conoscere Eve. Livello attuale più 2% danni a distanza, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo anche la dedizione di Fernando che ci migliora le difese. E quindi vedete, noi possiamo equipaggiare solo una di queste influenze per avere un modificatore a livello onirico. Lo lasciamo così e lasciamo questo posto. Andiamo a vedere al parco se c'è qualcuno a Taylor Park, se accetta il nostro disegno. Qui in realtà c'era una cosa che ancora non avevo visto, la meditazione, ma mi pare che la panchina... Ah no, la panchina di là, ok, ma lo facciamo dopo. Parliamo un attimo con Carl e proviamo a regalargli il disegno di una temibile eroina. Lo ha apprezzato.
Poi è diventato conoscente, come vedete, ci sono tanti livelli. Ehi, avresti un minuto? Aspetta. Ehi, avresti un minuto? Dipende. Mi chiamo Carla, lavoro per il giornale locale, Red Heaven Today. Ti dispiace se ti faccio qualche domanda veloce? Ecco io. Guarda, ti parlo onestamente. È tutto il giorno che la gente mi manda a quel paese. Ho solo bisogno di un commento riguardo le nuove regole nei parchi. E prima che tu mi risponda, sì. Questo incarico mi esalta. Quanto esalta te? Ah, d'accordo. Ma... non posso dirti un granché. Non conosco Red Heaven molto bene. Non c'è problema. Il Dipartimento dei Parchi vuole rendere obbligatori i permessi per tutti i raduni di 4 o più persone. Cosa? Ma che stupidaggine. Perfetto. A chi devo questo parere? Oh, mi chiamo Cassidy. Ma preferirei che non scrivessi... perfetto, grazie Cass. Non ti disturbo oltre. E quindi abbiamo sbloccato la creatività di Carl 1. Prossimo da sbloccare, naturalmente, la creatività di Carl 2. Vabbè. E così va. Vediamo, abbiamo un altro regalo per noi. Ah no, ci si vede più tardi, quindi possiamo farne solo uno alla volta. Allora, questa sferetta blu è un'idea. Naturalmente nella spazzatura troviamo nuove idee. Dipinto di un paesaggio sereno. Beh, non si sposa tantissimo effettivamente con la spazzatura. Andiamo a meditare per aumentare il nostro power. E possiamo usare queste specie di semini per aumentare la salute totale, il lucido totale, la velocità di ricarica del lucido e tante altre cose. Più danni contro i boss, per esempio, potrebbe essere utile. Facciamo così, tic e toc. Voilà. Questo gioco tiene conto del progresso degli achievement, come vedete. Quelle notifiche non sono achievement conquistati, ma lo sapete meglio di me, che usate Steam molto più frequentemente. Ok, allora cambiamo location, andiamo finalmente a farci un bel sogno. Ho trovato anche il Caspecci Caffè. Vabbè, non lo affronteremo però al momento. Qui possiamo fabbricare nulla perché non ho abbastanza punti creatività e facciamoci il nostro sognetto. Qui devo un po' criticare gli sviluppatori perché ogni volta viene fuori questa animazione che la prima volta va bene, ma già la seconda diventa un po' noiosa. Ed eccoci qua nel mondo di gioco. Abbiamo la possibilità di fare un ricordo quando compare questa specie di piuma dorata. Ho scoperto Rocket Roaster, abbiamo trovato un nuovo segreto del nostro passato. Abbiamo ottenuto più risolutezza e il livello qua cambia ogni volta. Però il sogno è probabilmente ricominciato dall'inizio perché non abbiamo completato tutto il nostro sogno. Vabbè, adesso non so come funziona esattamente la dinamica. Allora, qui abbiamo degli attacchi fisici proprio senza arma, probabilmente abbiamo forse dei guantoni da arti marziali, non so come spiegarmi meglio. Queste sono cose distruggibili, ci daranno oggetti. Allora, ogni tanto vedete che la nostra Cass si illuminerà. Quando si illumina vuol dire che abbiamo la possibilità di fare la combo con un attacco più potente. Allora, il tempismo qua è molto importante, ma la finestra di possibilità ho notato che è anche molto piccola, almeno io non riesco ancora a orientarmi molto bene. Inoltre, ogni arma diversa ha un ritmo diverso as well. Allora, questo è un enigma che ho sbloccato. Questo vediamo, possiamo girare così. Allora, questo non va da nessuna parte, quindi è scorretto. Non so dove debba andare, però. Il finire di quella roba lì. Forse così? Vediamo. Allora, quello fa uscire il fluido. E qua finisce, quindi in due. Quindi andava meglio prima. Probabilmente sì. Forse devo unire tutto. Chi lo sa, però mi sembra strana questa cosa. Tic, toc. Potrebbe anche essere. Sì, dobbiamo fare in modo che sia tutto illuminato, quindi
abbastanza easy. Sblocchiamo degli oggetti raccoglibili. Queste sono casse che contengono degli oggetti. Abbiamo il gesto della pistola, che deve essere un insulto in questo mondo onirico, come il gesto dell'ombrello, gesto della pistola 2, oppure come il colpo in Yu Yu Hakusho, no, il colpo quello che fa il protagonista. Allora, scambiamolo con il nostro oggetto iniziale, questo razzetto 1, questi devono essere attacchi a distanza per appunto. Allora, ovviamente possiamo tenere un solo oggetto per tipo all'interno del nostro inventario. Allora, questo sì, è uguale proprio come quello di... Come si chiama? Urameshi, mi pare. Adesso non mi ricordo più. Comunque sì, il colpo che gli insegna Genkai. Genkai? Non mi ricordo neanche questo. Questo c'è il negozio. Però vedete, solo alcune cose sono sbloccate. Le cose le sblocchiamo nel mondo del... lucidità, del risveglio, quando andiamo a sognare ad occhi aperti, vedete, da sbloccare sognando ad occhi aperti. Questi sono vari oggetti che possiamo raccogliere, punta da ghiaccio, e dobbiamo usare punti sabbia, che sono quell'icona in basso a sinistra con la clessidra. Altra funzione interessante, allora qua mi servirebbe una chiave, questa è una serratura che non posso aprire, un'altra funzione interessante è che aprendo la mappa possiamo teletrasportarci in qualsiasi luogo già esplorato, e questo sicuramente molto molto comodo, rende bene l'idea di quanto sia, per così dire, leggero questo gioco, come difficoltà roguelike, no? Abbiamo la possibilità anche di far parata, e la parata può anche diventare una... uno specchio riflesso, come lo chiama il gioco, ovvero che i colpi, soprattutto quelli dalla distanza, tornano indietro, un po' come faceva Kenshiro e Raul con il colpo delle due dita. Allora, idea, yo-yo megatonici. Gli yo-yo megatonici sono ottimi per tenere a bada i gruppi di incubi molesti. Tempo di sfoderare qualche trucco, rivivere i giorni di gloria. Come lo yo-yo del fantastico mondo di Paul. Allora, queste idee, però, non so se... le perdiamo se per caso dovessimo morire in questo livello, oppure se le abbiamo ottenute in maniera completa. Temo che le perdiamo, però non sono sicuro. Allora, salute al massimo, poi lasciamo lì l'oggetto. Come vedete, la mappa molto comoda ci mostra gli oggetti che abbiamo lasciato indietro. Questo è un oggetto da inventario, questo invece è una fiala di salute, negozio. Qui abbiamo una ricarica di qualcosa, ma non mi serve al momento. Abbiamo anche un colpo speciale, eh? Possiamo fare così, boing, che frizza il tempo e ci permette di colpire i nemici finché il nostro lucido rimane attivo. Ok, vediamo, ce ne sono altri. Voilà, davvero la finestra è piccolissima. Allora, perché uso la bomba lì? Perché queste specie di strutture rossicce si possono distruggere solo con le bombs. Schivate. Ok. Ah, qui vuol dire che abbiamo... vedete che c'è una clessidra, vuol dire che abbiamo ancora della sabbia, ovvero la moneta corrente di questo mondo dei sogni, da raccogliere. Qui apriamo la solita cassa con l'oggetto. Colpi dell'onda impetuosa. Un compagno vortica intorno a Cassidy infliggendo 10 danni quando tocca i nemici. Più 50% finestra di attacco perfetto, perfetto, ripeto io. Allora. Mettiamo colpo dell'onda impetuosa 2, che è quello che abbiamo appena ottenuto. Che però è questo, suppongo. Sì, questo è il colpo dell'onda impetuosa, che è uno degli attacchi speciali minori, fra virgolette, quelli ricaricabili. Mentre quello più potente, quello che frizza i nemici, ha bisogno di più tempo o energia di ricarica. Se non mi ricordo com'è la dinamica di quella cosa lì. Comunque, usciamo da qui. Continuo ad esplorare, tanto il nostro obiettivo è raggiungere il boss di fine level. Un altro oggetto, vediamo di che si tratta. Salto del piede piumato. Atterraggio dopo una schivata, spinge i nemici all'indietro, infliggendo 26 danni. Lo raccogliamo giusto per averlo, però non mi piace tanto come schivata molto lenta, preferisco la schivata normale, sinceramente. Me la porto dietro, dai, me la porto dietro, sì.
Ok, questa parte l'abbiamo esplorata. Energia, andiamo a recuperare da qui. Voilà. Andiamo, la chiave non ne abbiamo. Un po' di chiavi dovrebbero esserci a sufficienza in ogni sogno per aprire tutte le porte. Però non l'abbiamo ancora trovata, probabilmente sarà qui. Siamo anche vicini al boss. Ok, bella salute, la raccolgo eventualmente dopo. Attenzione a questi nemici dotati di quella spadona, perché se sono in due e iniziano a mazzolare, fanno male, fanno molto male. Ecco la chiave. Tanta sabbia, perfetto. E un po' di risolutezza. Allora, apriamo la mappa, andiamo qui dove la mappa mi diceva che c'era una porta chiusa. E dunque con la nostra chiavetta apriamo. Ed eccoci qua, troviamo un oggetto. Bussola. Individua facilmente i punti di interesse. Rivela la posizione delle stanze speciali. Ok. Non ci sono stanze speciali. Perfetto. In un livello ho trovato anche una porta segreta. Però non ho ben chiaro come quella dinamica sia attivata. Ok, allora, siamo quasi vicini alla fine del video. E lo facciamo superando questo scuoglio. Ah, qui rifacciamo questo combattimento con il mostro della paura, anche se non credo servisse, perché avete visto anche quella specie di altare che indicava appunto che ormai l'abbiamo dominato e dunque non è necessario fare questo attacco. E là c'è uno. Orca, mi ha colpito. Non è abbastanza lucido. Via. Ma queste mine possono attivare anche avvicinandosi con il nostro amico colpitore. Non colpitore, ma colpitore. Ok. No, ma mi ha fatto male. Adesso fa il suo raggio. Voilà, schivata, grande. La schivata, se la si fa giusta, impedisce di subire danno. Quindi una parata difensiva. No! No! Oh, mi sono esploso io. Mi sono esploso, poi l'italiano appena defunto. No, perché... Fa... Ho perso anche punti vita, sto scemo. Aia, 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 aia. Ok. Ah, potevo usare anche il mio colpo così. Ah, che scemo. Che scemo. Vediamo dove arriva. No, mi ha beccato, cavolo. Non esplodi perché... Esplodi, dai. Ok. Ho fatto tanti danni, non tantissimi. A raggio. Wow, che evitata, perfetta. No, malissimo. Siamo a un colpo a testa, eh. Non ho abbastanza lucido, dannazione. Dai, dai, lucido, 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 lucido! Viva! Vittoria! Victory! Grande vittoria! Come vedete, questi primi livelli non sono molto lunghi, ma immagino si allungheranno un po'. Benissimo! Allora, qui ci danno varie cose. Ispirazione, pipipipipipo, una scintilla. La scintilla ancora non ho ben capito cosa serva. Abbiamo raccolto tutto. E qui possiamo andare ancora più a fondo dei nostri sogni, questo Inception. We must go deeper. E dunque, vedete, siamo all'inizio del nostro percorso. Naturalmente non sono questi, solo questi i sogni, saranno anche di più. Però questo è il primo gruppo di sogni in cui dobbiamo andare sempre più in profondità per migliorare la nostra cara Cassidy. Qui possiamo dire continuiamo oppure salva ed esci. Per tenere quello che abbiamo ottenuto,
e poi eventualmente ricominciare da capo. Essendo un roguelike, sempre rogue, dobbiamo comunque affrontare sempre tutti i livelli dall'inizio se torniamo indietro. Però facciamo salva ed exit, però almeno i nemici non dobbiamo affrontarli di più. Benissimo, allora abbiamo concluso qui questo breve viaggio nel mondo sia reale sia onirico che ci ha offerto Dreamscaper. Se vi piacciono questi roguelite non troppo punitivi, almeno nelle prime fasi, secondo me è un gioco abbastanza carino con una sua identità stilistica anche. Si vede che non è proprio perfetto in alcuni aspetti, però si fa giocare, è piacevole anche il combattimento sembra piuttosto vario perché le varie armi danno appunto un feeling diverso quando le si usano, i vari attacchi speciali, insomma, un gioco che se vi piace il genere potete tenere d'occhio. Non penso lo porterò più avanti di così perché non mi dispiace, però non è un gioco che mi catturi particolarmente. Però mi ha fatto comunque piacere portarlo alla vostra attenzione. Io vi ricordo che sono il vostro signor Ogio e vi do appuntamento al prossimo sogno, ovviamente.